sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che cancella il diritto all'interruzione di gravidanza è una sentenza che suona come un oltraggio, una sfida al mondo intero, soprattutto a quei paesi civili come l'Italia, dove della tutela dei diritti nei confronti delle donne se n'è fatto un baluardo che ha portato alla conquista di legislazioni importanti, tra cui la 194. E pertanto va assolutamente tutelata. Questo è l'insegnamento che dobbiamo trarre da questo momento difficilissimo, complicatissimo, che l'America sta vivendo. Io ricordo che in Italia gli attacchi alla legge sull'interruzione della gravidanza ci sono stati tanti, ma ne siamo sempre usciti a testa alta. Ricordo che questo, quello che avviene, avviene in un contesto in cui altre sono state le normative, come il decreto Pillon, per esempio, che hanno voluto in qualche modo diminuire la tutela dei diritti delle donne madri, per esempio volendo introdurre la mediazione civile obbligatoria. Nello stesso tempo ci troviamo in un paese, l'Italia, dove è stato affossato appositamente il decreto Zan, che invece mirava ad ampliare le tutele proprio in favore di coloro che sono i soggetti più deboli e che sono più soggetti a episodi di violenza e di discriminazioni, come avviene per gli omosessuali, per i transessuali, ma anche per i disabili e per le donne stesse. Quindi il contesto è un contesto in cui gli attacchi ci sono, questo oscurantismo esiste anche da noi, ma noi dobbiamo fare in modo di non abbassare mai la guardia, perché la legge sull'aborto, la legge sull'interruzione di gravidanza che abbiamo in Italia è una legge che va assolutamente tutelata, ma soprattutto va ancora di più implementata soprattutto per quanto riguarda la parte relativa ai consultori. I consultori negli anni sono stati depauperati, vanno invece potenziati sia nel rispetto delle nuove esigenze della popolazione, mi riferisco anche alla presenza degli anziani, di famiglie in difficoltà, dell'incidenza delle etnie, degli immigrati, ma anche mi riferisco alla presenza dell'esigenza della medicina del territorio. Quindi in questo senso i consultori potrebbero essere certamente uno strumento che va potenziato e nel quale viene implementato il diritto all'interruzione della gravidanza e tanti altri servizi che insieme possono sempre aiutare la donna e le loro famiglie a vivere una vita di qualità. In ultimo, dobbiamo inoltre difenderci dalla questione degli obiettori di coscienza, perché se un servizio viene fatto in modo da dover rispondere ad alcune esigenze, è anche vero che non può essere fermato o bloccato dalla presenza di medici che sono obiettori di coscienza.